Buonasera ai nostri telespettatori. Come dicevo prima, entrando in trasmissione, se oggi riesco ad arrivare fino in fondo, sono pronto a sostituire Bruno Vespa porta a porta. La nostra associazione di ricercatori e scienziati quest'oggi, diciamo così, si è mobilitata più del consueto, ecco, per cercare di dare una forte, spinta ai contenuti scientifici, ingegneristici, tecnologici, per cercare di dare un attimo delle soluzioni, perché più la politica è bloccata, più la pubblica amministrazione è bloccata e più sembrano occupare spazio intellettuale le persone che hanno le vere capacità per dare delle novità e delle innovazioni al nostro sistema. Però non possiamo che non partire da quella che è la politica. In questo momento siamo tutti in trepida attesa, sapete che noi registriamo la mattina e poi verso le 8, mentre voi vi state accomodando a tavola, andiamo in onda in diretta sui nostri canali digitali e Sky. E quindi non sappiamo se in realtà quello che farà il governo in questi momenti, proprio in queste ore, sarà sufficiente a dare il primo input positivo reale, perché a chiacchiere e a discorsi ce ne hanno dette moltissime. Ora è il momento delle soluzioni. Sappiamo che l'economia e soprattutto le famiglie, i consumi devono ritrovare ossigeno, va data possibilità a tutti di poter partecipare a quella che è la vita socio-economica nel nostro paese, soprattutto ai giovani. C'è un altissimo tasso di disoccupazione giovanile in Italia, ma allo stesso tempo c'è anche una bassissima possibilità di far partecipare alla vita produttiva le persone con alte qualificazioni. Ci stiamo appiattendo verso il basso, ma allo stesso tempo questo appiattimento verso il basso dal punto di vista categorie professionali ci implica un problema da non sottovalutare. Quello che c'è più lavoro in Italia per bassa manodopera e quindi anche straniera che per le prospettive delle eccellenze italiane che infatti vanno all'estero. Adesso all'estero non stanno andando solamente le grandi menti, come lo sapevamo, soprattutto negli Stati Uniti d'America o in altre realtà ad alta, occupazione di ricercatori e scienziati. Anche la manodopera qualificata sta cominciando a cercare occupazione, soprattutto nel paese che fa da locomotiva a tutta quanta l'Europa, la Germania. Questi fenomeni che stanno proseguendo, perché sappiamo che la lettura dell'economia non è una foto statica, cioè non è quindi un qualcosa che fotografato resta così. Ogni giorno c'è un movimento, ogni giorno c'è un passo in avanti, ci sono delle tensioni sociali, ci sono delle valutazioni economiche e industriali che fanno molti imprenditori in Italia. Allora, tutto questo non pensiamo che sia proprio oggi il giorno in cui il governo Letta darà tutte le risposte e tutte le soluzioni, però bisogna dare una sterzata, quindi bisogna dare esempio e bisogna dare dei primi provvedimenti, delle prime indicazioni chiare al sistema produttivo economico, ai giovani, su quello che sarà l'Italia, cioè su quello che l'Italia potrà riessere, perché noi partiamo sempre dal presupposto che l'Italia è un grande paese, è un paese con grandissime potenzialità inespresse, quando è il momento in cui si potevano esprimere tra gli anni 60 e gli anni 80 abbiamo dimostrato di essere un'eccellenza mondiale, essendo al quarto posto in quelli che sono i paesi più industrializzati. Allora, noi dobbiamo puntare a riessere quella macchina, quella comunità sociale che può dare qualcosa di più. Non vorrei entrare troppo nella politica, però forse una cosina va detta, nel senso che il mio pensiero, io se oggi andrà bene, sicuramente il governo si darà un anno di vita invece che pochi giorni, perché le tensioni politiche dopo i ricorrenti episodi giudiziari di Berlusconi sembrano essere, ecco, se la vita politica di questo governo sembra essere appesa a un filo sempre più sottile. È difficile politicamente mantenere in piedi un qualcosa che in realtà non si mantiene su un progetto
reale, cioè su un progetto politico di costruzione della società. Sappiamo che ci stiamo tenendo in piedi per evitare il baratro, per evitare il peggio, ma questo non è sufficiente. Io sono convinto che è meglio avere una spinta ideale, è meglio avere una spinta di carattere politico-culturale chiara, si voglia decidere dove far convergere il paese, che in realtà mantenere una posizione di un equilibrio per evitare il peggio. Ecco, questa è una cosa che io non consiglio a nessuno, e so che se i paesi, se i governi hanno questa idea su come gestire un paese, quel paese non ha un futuro. Voglio esordire subito oggi, prima presentando i nostri ospiti, e poi darò parola al nostro leader del movimento, visto che dovrà dare un'introduzione particolare alla serata di oggi. Allora, i saluti sicuramente al nostro rappresentante del Movimento Scienziati e Ricercatori, il nostro biologo, il professor Piero Quercia. Buonasera. A tutti. Saluto la nostra dottoressa Helga Scharm, è un'esperta importante per quanto riguarda le energie rinnovabili e le tecnologie da applicare alla gestione dei rifiuti. Sappiamo che qui, soprattutto a Roma, ecco, la città dove oggi siamo, il problema dei rifiuti è un problema insuperato, nel senso che sembriamo quasi uomini all'era primitiva, cioè che abbiamo a disposizione caverne e clave, e quindi giustamente con le caverne e con le clave è impossibile risolvere il problema di smaltimento di una città che ha 2600 residenti, ma allo stesso tempo anche un altro 1,5 milioni di entrata e uscita quotidiana all'interno della città. Però diciamo che per adesso chi ha amministrato la città e il governo, che ogni tanto mette qualche commissario, ha usato clava e caverna. Saluto anche il professor Qualtiero Valeri, che rappresenta quest'oggi due realtà importantissime: una che si applica nel settore degli studi, che è il Centro Studi di Lucano, e poi un'associazione internazionale che prossimamente si trasformerà, sta in via di trasformazione in una fondazione, visto che tocca tematiche dal punto di vista scientifico e tecnologico di altissimo livello, che il CIFA, e poi dopo ci spiegherà il professore nel particolare. Saluto anche il nostro dottor Marco Morelli, un medico con alte competenze in quello che è il settore neurologico di riequilibrio di quello che poi alla fine è il nostro corpo, il nostro fisico, tutte quelle che sono le tematiche relative alla nostra salute. Sono delle cose importanti anche da pensare nel momento in cui va fatta una riabilitazione di un paziente, di una persona che è passato per delle terapie o comunque delle malattie abbastanza forti e gravi. Ecco, su questo è una tematica da affrontare con una certa delicatezza e approfondimento. Speriamo di riuscirci con eccellenza anche quest'oggi. Professor Quercia, io come al solito devo dire grazie per quello che viene fatto per i nostri telespettatori, il servizio che viene fatto. Allo stesso tempo cerchiamo di rimanere nella nostra sinteticità per doveri di trasmissione TV, ma presentare e poi dare un attimo un perché quest'oggi siamo più energetici e più coinvolgenti del solito. Che cosa vogliamo, che messaggio vogliamo lanciare oggi alla cittadinanza italiana? Io cercherò di parlare a 78 giri invece che 33, perché con te, Diego, devo dire un miliardo di cose in qualche nanosecondo, in qualche miliardesimo di secondo. Io però oggi mi sento, nonostante sia venerdì 17, mi sento particolarmente buono, particolarmente diciamo speranzoso verso il futuro. Guardate un po' anche verso il futuro dell'Italia. Dici, ma come qua tutti sono tutti sull'orlo del suicidio? Sì, perché l'Italia ha delle enormi capacità, perché è caduta talmente in basso. Cioè la burocrazia l'ha così. Di tutti i partiti, di tutti gli avvocati, di tutti i magistrati, di tutte le classi politiche, anche purtroppo della nostra, degli scienziati, che in futuro vorremmo essere più consultati e che il nostro movimento di scienziati sia consultato per la direzione non solo dell'Italia, ma anche di tutto il resto
dell'Europa, insomma, dobbiamo uscire un po' fuori dal sottobosco dove ci hanno relegato, perché le soluzioni non sono semplici. Per l'Italia potrebbero essere anche più semplici, perché noi siamo caduti e stiamo da svariati anni, da 50-60 anni, in un limbo così di regressione, così tremendo, che possiamo solo migliorare. Per esempio, come parlerà la carissima amica Elga Charm, per il problema dei rifiuti. I rifiuti nostri sono l'energia, sono la benzina, sono i soldi e sono il futuro di tutti i paesi del nord Europa. Ce li comprano, noi paghiamo 3 volte il loro valore, perché non li compostiamo, non li depuriamo, non li riutilizziamo, non li retrovagliamo, non li separiamo. Tutti i rifiuti, 1 chilo di rifiuti, come ho detto tutte le altre volte, potrebbe essere l'equivalente energetico di 0,5 litro di benzina. Noi stiamo buttando via, probabilmente siamo i più ricchi d'Europa, buttiamo via un'energia e una quantità di risorse immane. Paesi come la Svezia e come l'Austria e come altri paesi nordici, che hanno tutto preciso, tutti precisini, perfetti, eccetera, hanno purtroppo per loro pochi margini di miglioramento. Quindi io vorrei dare questa cosa meravigliosa di speranza all'Italia, che noi potremmo rinascere riutilizzando i rifiuti, disinquinando le città. E ultimamente io sono stato a una riunione di Fare Ambiente e ho sentito che c'è l'enorme problema del sequestro dell'anidride carbonica. Allora io dico che tutto sbagliato quello che vogliono fare. Per esempio l'Enel vorrebbe, molte altre direttive europee dicono che l'anidride carbonica è un rifiuto. No, l'anidride carbonica è un'enorme risorsa, è sempre stata un'enorme risorsa. È pericolosa nella via che, per esempio, se vedete oggi a Milano e a Roma sono 80 giorni, soprattutto a Milano, che piove in continuazione. Però potrebbe essere una risorsa incredibile. Può essere pure una cosa cattiva, perché ci può precipitare in un, come si dice, in un semidiluvio universale, perché le piante, la natura, se ne frega dell'essere umano. Più ci sono combustioni di fossili, più si produce anidride carbonica e più, per feedback, ecco qua, queste piante crescono, cresce la piovosità e quindi crescono le piante, cresce l'erba, crescono i batteri e le alghe che cercano di supplire a questo surplus di anidride carbonica. Però quello che dico sempre, i batteri nostri estremofili ci salvano, stanno sotto i nostri piedi, li schiacciamo tutti i giorni, però fino a quando? L'anidride carbonica come rifiuti, e qui finisco, potrebbe essere riutilizzata in migliaia di modi, ma non schiaffata sottoterra che poi esce fuori e può uccidere tutti. Basta distruggere la crosta terrestre, come ho detto 1000 altre volte, con lo shale gas, bucherellarla e far sì che poi i terremoti si esplodono in maniera devastante. Se la metti sotto non ci rimane l'anidride carbonica, è difficile, ci rimanda, la puoi utilizzare nelle... ci sono miliardi di modi. No, in parte sappiamo che utilizzare la possiamo utilizzarla nelle serre, nelle colture batteriche, nei grandi giganteschi fermentatori, in tutto ciò che è biologo. Ormai i fisici, i chimici e gli ingegneri si devono mettere in testa che il futuro è quello della biologia. I primi anni 40-50 erano della fisica. E adesso dateci un po' di spiazzetto pure a noi, no? Certo. Grazie. Grazie, professor Quercia. Dicevo, l'anidride carbonica, faccio un esempio, nelle tecnologie che riguardano lo sfruttamento della geotermia, quindi ecco, la creazione di energia elettrica attraverso quello che è lo scambio di calore con il calore prodotto nelle zone vulcaniche del mondo. In realtà l'anidride carbonica viene estratta dai fluidi che vengono recuperati al sottosuolo, e questa anidride carbonica, io ho visto in vari posti del mondo, in Turchia, in Germania, speriamo in futuro anche in Italia, viene utilizzata e venduta alle società che producono bibite gasate, quindi ha un suo utilizzo da questo punto di vista, a volte anche un utilizzo di carattere scientifico sanitario.
però volevo restare a un problema che a noi ci tocca in modo particolare. Io sono convinto che quando questa sera i nostri spettatori ci sentiranno, in questo momento, sentono una persona esperta di rifiuti parlare, vogliono capire come mai ci sono soluzioni, ma qui a Roma, qui in Italia, non vengono messe all'opera. Perché? Perché il rifiuto in Italia ancora è un problema? Secondo me sì, anche dal punto di vista politica, perché la politica deve cominciare a pensare a lungo termine. Quindi se io vorrei realizzare per esempio una gasificazione o una termovalorizzazione, come hanno fatto per esempio al centro di Vienna con il famoso architetto Hundertwasser, ci vuole prima un piano come si fa, serve anche di informare il popolo che quello che esce di questo impianto viene filtrato, quindi non è più così pericoloso. Quello io vedo qui, ogni tanto cominciano a fare il raccolta differenziato, poi dopo un anno si smettono o si vede sulla strada, si vede i rifiuti in sacchi neri che non si sappia che cosa sta dentro. Quindi questo attacciamento al fine porta che tutti i rifiuti vengano discaricati in discariche, che questa è una perdita tanta dell'energia e anche può causare problemi di salute per le future generazioni. E in Italia, per esempio, non ho mai visto, come per esempio in Austria, noi in piccoli paesi raccogliamo la plastica, in un sacchetto di plastica extra, e viene trasportata e viene riutilizzato. E anche sul punto di vista, se si riesce a realizzare questi impianti, anche quelli piccoli di trattamento meccanico e biologico, se siano adatte anche per una città di 30-40 milioni di abitanti, si crea anche posti di lavoro. Io ho visto, per esempio, ci sono i gruppi come il gruppo Esposito che ha impianti di riciclo per la spazzatura della strada. Ma questi ditte in Italia, anche avendo la tecnologia, hanno questi ostacoli della burocrazia, dell'ite autorizzativo. O il popolo che non viene informato, che non vuole un impianto di riciclo di rifiuti davanti casa, che pensa che si può diminuire il valore della sua casa. Quindi qui si deve cominciare a trattare anche con il popolo e anche di utilizzare queste risorse. Mi fa piacere perché lei ha toccato i tre nervi scoperti del sistema Italia, parlando solamente dei rifiuti, perché è vero che noi moriamo di burocrazia. Soprattutto la burocrazia italiana è una burocrazia strana, perché è una burocrazia completamente di carattere autorizzativo. E poi è una burocrazia che dal punto di vista del controllo successivo è completamente carente e insufficiente. E poi alla fine, come si dice, pensate quanto la burocrazia italiana prende in giro i cittadini. Quando nel momento in cui ancora non c'è nulla, si muore di analisi, di schemi, di ragionamenti, di valutazioni, di simulazioni, tutte fatte sulla carta, e ci si fa morire imprese, investimenti, risorse. Poi quel 20% di eroi, imprenditori, che superano questi ostacoli, nel momento stesso in cui realizzano poi l'opera che ha superato una burocrazia di controlli cartacei, non viene più controllata. Cioè, nel senso che poi qualsiasi cosa che succede nella fase reale, quindi del contatto reale con l'ecosistema, con la vivibilità delle persone, quel caso non conta più niente. Cioè non si fanno più valutazioni di nessun genere, cioè non ci sono elementi costanti di verifica per i parametri, o verifica anche perché alcune formule potrebbero essere inappropriate, no? Di ragionamento precedente, no? Antecedente a quello che è stato poi la realizzazione dell'opera, in qualsiasi settore, non è, cioè possiamo citarlo per tutto. L'Italia ci muore di questa possibilità, per questo da questa trasmissione, da questi canali abbiamo sempre detto: portiamo tutta la burocrazia a valle, cioè lasciamo da una parte, e noi ci crediamo fortemente in questo, una grande responsabilità nei professionisti, che scrivono, firmano, si assumono la responsabilità di quello che dicono, di quello che asseriscono, una responsabilità di carattere sia penale che economico. Quindi superiamo velocemente il primo momento,
senza affogare la burocrazia. Dopodiché scarichiamo la burocrazia a valle, cioè realizziamo l'opera e da quel punto mettiamo una burocrazia molto attenta a quello, a tutte le implicazioni che ci possono essere sulle scelte di carattere industriale economico. All'Ilva, che sappiamo è una acciaieria importantissima di Taranto, giù, della Puglia italiana, cioè in realtà si dimostra, è la dimostrazione, diciamo così, chiara di quello che succede. C'è una denuncia, morti costanti, cioè, alla fine decessi costanti, malattie hanno portato a questo. Io ho sentito una cosa pazzesca, cioè dire esponenti locali, addirittura oltre che non c'erano controlli su palesi violazioni di quelle che erano norme ambientali, neanche la sanità pubblica ha pensato di strutturare una sanità mirata alla prevenzione e alla cura di malattie indotte dal tipo di industrializzazione che era stata realizzata in quella realtà. Cioè neanche questo tipo di attenzione. Ecco, approfitto per collegarmi con Morelli, ecco, dottor Morelli, non è il suo ambito, però lei ci pensa a questo. Cioè, dal punto di vista della pianificazione sanitaria, neanche viene fatto questo tipo di scelta. Abbiamo avuto in questa trasmissione un altro collega del movimento che ci ha parlato di quello che era, diciamo così, una medicina applicata alla condizione, il luogo in cui si viveva, no? Sì. Quindi, cioè, quella cosa diceva molto, cioè, è vero che secondo dove vivi, se vivi in mare, in montagna, se vivi in una zona industrializzata, vivi in campagna, cioè, da questo punto di vista molto cambia, no? Certo. Dal punto di vista della medicina, sia preventiva che successiva. Allora, perché questa medicina, cioè, anche non riesce a trovare una sua canalizzazione? Certo. Forse non si riesce a trovare una canalizzazione perché il sistema è finito in un vicolo cieco. Vi ricordo che Marconi aveva notato che c'è un'energia da un tessuto ammalato diversa da quella di un tessuto sano. Lakowski negli anni 30 è riuscito a valutare un'alterazione della frequenza, dell'energia, della vibrazione delle cellule. E quindi è un'alterazione di energia che crea la patologia. 2 anni fa è morto in Giappone un vecchietto novantenne che ha preso la bomba di Hiroshima e dopo, ospitato dagli zii perché la famiglia era morta, ha preso anche quella di Nagasaki ed è morto a 90 anni. Perché questo è campato e gli altri no? Perché nel 600 c'era la peste e c'erano chi guariva le ferite dei gli appestati che moriva di peste. È un discorso di energia. E grazie a questa associazione di scienziati, essendo entrato, abbiamo messo a punto un sistema di riequilibrio energetico dell'organismo che misuriamo con esami che studiano il riequilibrio neuromotorio, endocrino, immunologico. Io credo che la via a minor impatto ambientale che possa portare alla salute dell'individuo sia quello di eliminare l'entropia, il caos energetico nostro. E questo la medicina per il momento non si è mai occupata. Aumentare l'energia in una persona vuol dire aumentarne le difese immunitarie. Adesso tutto questo è lasciato al caso, c'è chi è fortunato e chi no. Forse con questo gruppo di fisici ci stiamo accorgendo che un modo per misurare e per correggere le alterazioni dell'entropia, del caos energetico dell'organismo, stiamo ottenendo dei risultati. E io credo che sia questa la vera prevenzione. No, concordo in pieno, e questo poi entriamo nel merito più avanti di quello di cui si occupa lei, ecco, dal punto di vista neurologico e riabilitativo. Dottor Valerio, ho preferito lasciarla nella apertura. Sì, Valeri, scusi, oggi ho confuso purtroppo. Ho preferito lasciarla in fondo nel primo giro di interventi perché in sé vorrei da lei sapere, visto che lei è all'interno di queste organizzazioni comunque importanti che si impegnano, che si applicano molto nel settore della tecnologia, della scienza e altro, il perché venga lasciato in Italia questo poco spazio. Cioè,
non viene dato uno spazio importante a quello che può essere il vero futuro del nostro paese. Tutti mi insegnano, anche dal punto di vista economico, che dove si dà, soprattutto in quelle che sono le economie avanzate, le economie civilizzate, dove viene dato grande spazio all'innovazione, dove viene dato grande spazio alla tecnologia, si crea un'economia che cammina, cioè un'economia che rimane sempre ad altissimi livelli, anche perché pensare di andare a competere noi su una bassa scienza, tecnologia, su un livello primitivo di modo di fabbricare, di produrre altro, cioè proprio, cioè, saremmo distrutti e schiacciati da paesi come Cina, India o altro, che non ci darebbero mai, non avremo mai la possibilità di competere con loro su un livello basso di, diciamo così, di competenze professionali, ecco, e altro. Allora, perché questo non viene intuito dalla politica? Cioè, perché in sé alla scienza, alla tecnologia non viene dato grande spazio e grande possibilità di avere investimenti ed inserimento nel contesto industriale? Ecco, la sua domanda è molto pertinente. Vorrei chiarire un particolare, porre proprio un campanello d'allarme. Attenzione, non è affatto vero che la Cina e l'India si muovono a basso livello. L'India si muove ad altissimo livello sul piano scientifico e la Cina è un elefante che sta cominciando a correre. In Cina ogni anno si laureano 400.000 tecnici, ingegneri, chimici, biologi, e sta preparando anche sul piano tecnologico una forza enorme, anche se adesso non è in essere, diciamo, si basa sulla produzione massiva. Ai cinesi interessa produrre i 10 milioni di pezzi, non i tre componenti ad altissima tecnologia, non se lo pongono oggi come obiettivo. Però è un elefante che sta prendendo la rincorsa. Un domani, se noi perdiamo come europei il nostro ruolo di punta di diamante nello sviluppo scientifico e tecnologico, potremmo trovarci schiacciati da questo elefante in corsa, come ci siamo trovati schiacciati dal punto di vista dell'industria primaria, dell'acciaio, della metallurgia, della chimica, eccetera, da questi che sono ormai giganti economia e sono giganti anche in senso sociale, perché teniamo presente, Cina più India fanno quasi la metà della popolazione mondiale oggi. Mi viene a fare un'altra domanda, sempre importante, perché l'ho già chiesta anche ad altri suoi colleghi, però volevo anche dal punto di vista del CIFA. Voi scienziati siete solamente dedicati a quella che è in sé la ricerca, la sperimentazione, l'applicazione, quelle che sono i test, le simulazioni della vostra scienza? Ogni tanto fate qualche riflessione pure su come contagiare l'esterno con le vostre scoperte? Ecco, questa è una domanda interessante, soprattutto per una delle organizzazioni che io rappresento, che è la Montevenda Engineering International Association, che è riconosciuta ufficialmente in Svizzera, ma che prende il nome proprio da una zona naturalisticamente tra le più importanti d'Europa, che si trova in Italia, cioè quella euganea, la quale si occupa della ricerca pura e applicata, ma nei suoi riflessi come tecnologie sostenibili, sostenibili sul piano ambientale, ma anche e soprattutto sostenibili sul piano umano, sociale e macroeconomico. Per cui questa attenzione c'è. Non confondiamo una visione che c'è della scienza, che è molto italiana, cioè la scienza confinata dentro la torre d'avorio dell'Accademia e completamente staccata dalla realtà, con quella che è la visione globale della scienza. La scienza, dall'illuminismo in poi, è stata molto proiettata sulla società. Cioè la scienza svincolata, la scienza, diciamo, quasi analisi teologica dei tempi di Occam, diciamo, non è più la realtà di oggi. La realtà degli ultimi due secoli, dall'illuminismo in poi, è una scienza molto proiettata al benessere dell'uomo. Questo è fondamentale. Professor Quercia, vedo che gli elementi ci sono, nel senso che da questo punto di vista ci sono delle esperienze, ci sono delle competenze per poter cercare di superare questo muro del silenzio, nel senso superare questa bolla a tappo, cioè questo sistema di chiusura che si ha sul mondo della scienza, la possibilità di poter vedere emergere delle progettualità o altro. E poi soprattutto, ecco, professor Quercia, che è sempre importante che poi lo ripeta durante la nostra trasmissione, cioè il cambiamento proprio
verticale che va dato a, al modello di sviluppo, cioè al modello di vita, ecco, quella che lei chiama la società agrobiologica tecnico. Quindi cioè, su questo andrebbe ridato un cambiamento. Noi soffochiamo, io questo lo riscontro soprattutto nella città di Roma dove noi siamo, ma in questo momento è pazzesco, cioè, la vita quotidiana di ognuno di noi è schiacciata in regole, in logiche che comunque secondo me viviamo situazioni di psicologiche di carcere, di reclusione, anche pur essendo in libertà, nel senso avendo la possibilità in realtà di scegliere cosa fare in ogni momento. Siamo autocarcerati. Ma, perfetto, però ci sono tutta una serie di regole che ci siamo dati che alla fine ci danno una qualità di vita bassissima. Sì, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sanitario, della connessione sì, sanitaria, e anche dal punto di vista delle abitudini, no? Delle abitudini quotidiane, stress, sui momenti, perfetto. Cioè, quindi non è un carcere fatto, diciamo, di sbarre e cemento, però è un carcere costruito da convenzioni, regole, alcune trasformate in legge, che recludono l'uomo a una vita che in realtà potrebbe non fare, cioè potrebbe scegliere di non fare. Allora, su questo forse dovremmo costruire questa città nel quale il professore parla, che appunto cerchiamo di dare un elemento in più, mettiamo un'altra mattone alle fondamenta di questa città. Che stimolo potremmo dare di valutazione ai nostri amministratori locali, tutto qui a Roma dove si sta per votare il nuovo sindaco? Ma adesso io non ho picchiato sull'Italia, però voglio picchiare un pochettino sulla Cina. Io dico, loro dice che hanno una civiltà che è nata migliaia di anni prima della nostra, e forse è vero. E nella medicina i professori qui, i dottori, lo stanno studiando, perché la medicina dell'acupuntura cinese è di una potenza che ancora non riusciamo a capire. Adesso noi stiamo cercando di capirla con l'acupuntura elettromagnetica. Ne stiamo cercando di capire le possibili soluzioni, sempre col metodo galileiano. Perché la Cina si ostina a seguire il nostro modello di sviluppo, che è capitalismo avanzato, come ho sempre detto, è profondamente sbagliato, come lo è il comunismo avanzato. Perché si ostinano a voler seguire India e Cina il nostro modello di sviluppo, che hanno visto è terribilmente sbagliato. Loro in 5-6 anni non potevano fare le Olimpiadi per quanto monossido di carbonio, quanta anidride carbonica e quanti cancerogeni PM2, PM5. C'hanno il cielo nero sulle città. Stavano, adesso non voglio dire che stavano meglio prima con un pugno di riso, però insomma, One Million Bicycle, c'è pure una bellissima canzone. Girare in bicicletta erano molto più sani prima, e adesso sembra che li prendi in giro, perché dici, ecco, tu ci hai avuto tutto e vuoi tornare indietro, a noi non ci permetti di avere tutto. Però se potrebbero, essendo molto più colti di noi, avendo un'origine, avevano inventato l'automobile probabilmente qualche migliaio d'anni prima di quando abbiamo inventato, cioè per dire, perché non si inventano o non vengono verso il nuovo modello di sviluppo di cui parlava il carissimo Diego, di una città agrobiotecnologica, una città di un altro tipo, non ipertecnologica. Noi scienziati dice siamo tecnici, no, guardate, non siamo tecnici, quindi potete pure venire insieme a noi, non dico votarci, proprio non siamo assolutamente tecnici. La scienza è una cosa completamente differente dall'applicazione tecnologica della scienza, quindi, e soprattutto l'applicazione tecnologica all'economia, noi siamo probabilmente, l'economia va in questo verso e noi andiamo proprio nel verso opposto, perché l'economia, come ho sempre detto, non segue i dettami naturali. Quindi bisogna insegnare, e io sono presuntuoso e sono fatto così, forse sono un po' matto e sono un po' presuntuoso, bisogna insegnare a questi popoli tipo India e Cina un nuovo modello di sviluppo, che è un modello di sviluppo più dolce, agrobiotecnologico, dove invece di 1 miliardo di centrali a carbone o a petrolio, magari ci sono 1 miliardo di centrali a biomasse, a metano, a fotosintesi accelerata, a fotosintesi abissale al 99% di resa, a, non lo so, a fermentazione, anche, scusate, adesso faccio la felicità dei fisici, perché un po' bisogna dare, come si dice, una botta al cerchio, una botta
anche un po' di nuclearetto sicuro, ecco, quello non è che ci starebbe tanto male, perché ci serve per proprio andare verso il terzo millennio, verso la città biotecnologica, un po' di spinta energetica sotto ci serve. Questo la sto... Cioè io vedo il nucleare come transizione. Quindi vive il movimento scienziati e versus una civiltà agrobiotecnologica, e questo sarà un virus, spero che ci copieranno, spero anche domani, anche oggi, i cinesi. Perché ci devono copiare scarpe e le cose speriamo più che non resti sulla carta. Dico le scarpe, le cose, eccetera, non ci copiano le cose più intelligenti. Non ci copiano le macchinette, gli spazzolini cinesi. Copiassero un po' anche questi modelli di sviluppo nuovi. Il problema è che ecco, per esempio, per una soluzione per l'Ilva di Taranto, no? Fumi cancerogenici, cose eccetera eccetera, perché non coprirla di boschi così intorno? Boschi con humus, con batteri che prendono tutti i precipitati, con cloni qui del progetto Paolonia, che forse già stanno mettendo a Taranto, che sono alberi a rapidissima crescita, che in 3 anni diventano così alti e che assorbono il surplus insieme a tutti i batteri dell'etica carbonica, insieme alle alghe. Taranto c'ha pure la fortuna che sta vicino al mare, tutte le alghe fotosintetizzanti, quindi incrementare esasperatamente queste cose qui. Quindi, e qui finisco, e qui finisco, sì. Bisogna non i certificati verdi, rossi e gialli europei, che poi sono stati un furto, perché poi se li sono venduti, se li sono ricomprati, quindi non chi inquina, chi emette l'etica carbonica deve pagare, perché col denaro non si combina niente. Chi inquina e chi, come i petrolieri, come Montalto de Castro, come Civitavecchia, eccetera, certo. Come chi inquina pianta alberi, fa bioreattori, fa fermentatori, fa, come dice la carissima, e succede così in Germania e in Austria, fermentatori, fa compostatori. Chi inquina disinquina, prende l'anidride carbonica in più e i residui in più che vengono emessi e costruisce gigantesche serre, per esempio. Allora, diciamo che forse dovrebbe prima far disinquinare e poi gli facciamo inquinare, perché c'è il rischio che la parte di disinquinamento possa attendere troppo tempo rispetto a quelle che poi alla fine sono le conseguenze sull'esterno. Allora, siamo ritornati sulla tematica delle tecnologie e altro. La domanda che mi viene da fare adesso, perché è importante anche questo per i nostri telespettatori, è quello relativo alle energie rinnovabili. Si sta aprendo un dibattito qui in Italia, non sappiamo se è un dibattito pilotato dai petrolieri che vedono in pericolo le loro forniture di petrolio alle centrali elettriche, questo non sappiamo se è pilotato o qualcosa, però contestano l'idea, però le energie rinnovabili in sé costano tanto, nel senso che gli incentivi che vengono dati in Italia sono incentivi sono che in realtà sono statali, costano. Allora io volevo sapere, visto che lei ha un'esperienza anche internazionale, non solo italiana, all'estero le energie rinnovabili, qui sono investimenti sull'eolico, sul solare, sul geotermico, sulle biomasse, sul biogas, tutto, i rifiuti, in sé sono modelli, esistono modelli privati che si sostengono anche senza incentivazione pubblica? Esistono? Sì, esistono anche modelli, perché ci sono grandi finanziatori, fonds, che finanziano questi progetti. Dipende, perché se io adesso pago, per esempio in Italia, se che pago 80 euro per una discarica a tonnellata, posso finanziarlo anche tramite un altro impianto che utilizza queste energie del rifiuto. Per esempio, ho parlato tanto tempo fa con una ditta in Austria che utilizza questi rifiuti elettronici. Ne abbiamo parlato per un altro progetto, quanto danno a noi se noi realizziamo un impianto per utilizzare questi rifiuti. Loro mi hanno detto adesso quasi niente, perché io ti do la materia, io ti do l'energia e tu puoi utilizzarlo, puoi produrre per esempio gasolio e elettricità, dipende dal tipo dell'impianto. Quindi questo qui in Italia non hanno capito, ma non in questo genere, che questi tipi di rifiuti differenziati, se tutti mischiali insieme non è difficile,
hanno un valore energetico, come ha detto anche Piero. Anche economico. Economico, hanno proprio un valore. Io devo dire un'altra cosa, non so se lei su questo ne ha sentito parlare, però mentre noi inseguivamo i percorsi di differenziazione del rifiuto, sono arrivate già qualche anno fa informazioni con, diciamo così, di inversione del processo di raccolta. I rifiuti dicevano è inutile in realtà raccogliere i differenziati perché ci sono impianti che in sé riescono a dividere già il rifiuto in fase di smaltimento, producono energia e altro, e quindi riescono anche poi dopo a produrre quella materia prima ricavata dalla differenziazione del rifiuto. Sì, si può, dipende sempre dal tipo dell'impianto. Io per esempio vorrei utilizzare la carta, è meglio di averlo già differenziata. Quindi ci sono anche da noi, per esempio se qualcuno, una domestica, mette i rifiuti differenziati, al fine può essere che vengano anche miscolati o quel parte indifferenziata può essere anche utilizzata. Ma è sempre più facile di avere prima questa, per esempio certo. La plastica, insieme con il vetro è facile anche di fare il differenziato dopo. Ma io vedo qui c'è il rifiuto proprio quello anche degli elettronici o le batterie, vengono mischiate insieme, buttano tutto insieme e sì. Poi vanno a discarica. E questo è anche il punto di vista della salute e non è il granché. No, questo è, sì. Questo è molto chiaro. Professor Valeri, ci sono delle novità di carattere scientifico importanti, ecco, vostre scoperte o vostre brevettazioni di questi ultimi, diciamo, di quest'ultimo periodo, di quest'ultimo anno, che si possono presentare, ecco, ai nostri cittadini, sperando di avere dall'altra parte della telecamera anche degli imprenditori che in questo momento stanno valutando dove investire, ecco, se c'è potenziale di investimento su delle iniziative. Ecco, sì, come Montevenda Engineering il nostro campo di lezione, come dicevo prima, è soprattutto l'utilizzo degli stimoli che ci vengono dalla scienza pura per trovare per un trasferimento tecnologico che dia soluzione ai grandi problemi che vive il mondo. I problemi che vive il mondo sono diversi da regione geografica a regione geografica, questo è evidente. I problemi del Centro Africa non sono gli stessi problemi che troviamo in Austria e non sono gli stessi problemi che troviamo in Venezuela, ovvio. Uno dei problemi più gravi oggigiorno, non tanto ad esempio in Germania e Svizzera dove di acqua ce n'è in strabocchevole abbondanza, ma in molti continenti, è la disponibilità di acqua potabile e di acqua per uso irriguo, per l'agricoltura. E allora, come Montevenda Engineering, noi abbiamo dedicato negli anni della nostra esistenza una grandissima attenzione, tra gli altri temi, perché abbiamo lavorato su 42 temi diversi secondo il mio database, ma uno dei grandi temi su cui abbiamo lavorato, che in molti casi ha già dato degli esiti industriali, sono stati proprio i problemi dell'acqua, perché per molte località geografiche l'acqua è un problema drammatico. E allora abbiamo concepito delle soluzioni che si basano su una gestione territoriale, per cui ad esempio recuperare l'acqua quando piove, evitare alluvioni e utilizzarla poi nelle alte stagioni secche, con semplici sistemi di gestione, intelligenza territoriale chiamiamo. Ma proprio uno dei lavori che abbiamo fatto negli ultimi mesi, o negli ultimi due anni diciamo, è stata la desalinizzazione utilizzando i concentratori solari dell'acqua, e abbiamo individuato una soluzione che adesso stiamo proprio lavorando allo sviluppo pratico industriale, diciamo, per fornire soprattutto a comunità isolate che possono essere le 100 famiglie, come anche il piccolo centro abitato di 3-4 mila abitanti, come fornire acqua dolce ed acqua salmastra. Ad esempio in Senegal i pozzi sono per lo più salmastri, per cui non c'è acqua dolce, e contemporaneamente fornire elettricità basandoci su un sistema di concentratori solari a basso costo,
di semplice gestione, per cui abbiamo escluso i sali fusi, ma che consente delle rese anche in termini del costo per litro, parlando dell'acqua, e del costo del kilowatt. Addirittura il costo del kilowatt è uguale o inferiore a quello delle fonti fossili, che è un grande risultato. Sai che suggerimento mi viene da darle? Perché seguo anch'io alcune iniziative importanti che vengono realizzate in Africa, Senegal, Etiopia, zone vicino al lago di Tanzania e altro. Le strutture, soprattutto la cooperazione allo sviluppo, si sta occupando di sviluppare strutture sanitarie. Allora, capire se, tanto lì sappiamo che sono cattedrali quasi nel deserto, quindi lo spazio c'è, capire se in via complementare a queste strutture sanitarie si possono realizzare proprio queste tecnologie di cui parlate voi oggi, perché comunque a un ospedale acqua potabile è un elemento importante. Cioè, c'è un consumo di acqua potabile, certo, ospedaliera, c'è un consumo energetico in un ospedale, quindi capire se poter abbinare questa situazione. Ecco, su questo sì, secondo me assolutamente un collegamento con realtà che sviluppano cooperazione allo sviluppo, però parliamo di cose che realizzano poi ospedali, quindi certo, fanno strutture importanti, un collegamento, ecco, potrebbe essere importante. Questa la do come un'idea a degli imprenditori che vogliono sviluppare. Allora, adesso concludiamo la prima parte della nostra trasmissione è cercando di capire, c'è un problema importantissimo che è quello neurologico e riabilitativo che sul quale l'Italia, devo dire, cerca di fare molto, però è difficile, nel senso che mancano studi, mancano ancora strutture importanti che possono essere fatte. Allora, a che punto siamo dal punto di vista neuromotorio? Che cosa si può ancora fare da questo punto di vista? A che punto siete voi, ecco, certo, dottor Morelli? Sì, noi abbiamo portato avanti il nostro studio e credo che possiamo essere un buon supporto di base per la terapia fisica riabilitativa attuale, che non si occupa del segnale di tipo elettromagnetico propriocettivo. Mi spiego. Il nostro organismo funziona, da quello che abbiamo studiato, grosso modo come il sistema di controllo di trazione di un'auto. C'è una sensorialità che arriva dai visceri, dai muscoli, dagli organi di senso, arriva alla corteccia attraverso anche un'elaborazione psico-emozionale e avviene, quando arriva alla corteccia, la risposta motoria. Quello che abbiamo capito è che correggere la sensorialità che arriva al cervello, riequilibrarla, vuol dire correggere, guarire la risposta motoria. Per risposta motoria intendo quella posturale, e la postura è la posizione che assume il corpo nello spazio. Ma con questo abbiamo visto che il muscolo controlla, attraverso la corteccia, molte altre funzioni, quella cognitiva ad esempio. Abbiamo ottenuto dei miglioramenti in malati di Alzheimer dando un segnale elettromagnetico che corregge la postura. Stiamo vedendo che gli ormoni dello stress, cortisolo, prolattina, 17-OH, progesterone, quando noi informiamo il cervello con un'energia coerente, questi si riducono. Quindi, poiché lo stress è l'adattamento che ha l'organismo nell'ambiente, senza ovviamente sminuire l'effetto che tutte le metodiche per migliorare l'ambiente sono indispensabili, penso che una carta in più sia quella di gestire l'energia del nostro organismo per meglio sopportare lo stress ambientale. Cioè, questa sicuramente è una grande potenzialità, cioè su questo secondo me andrebbe fatto un maggiore investimento, ecco, da questo punto di vista. Quali sono, ecco, io una cosa che ci fa tenerezza un po' a tutti quanti noi è, sono quei casi dove nell'infanzia, ecco, in fase diciamo così di crescita dei ragazzi, bambini, bambini e ragazzi, assistiamo a quell'accelerazione, diciamo, io non sono un medico e quindi posso anche commettere degli errori di carattere concettuale, però ecco, tutta quella degenerazione neuromotoria, soprattutto sì, quelle che sono le sclerosi, o sono tutte quelle dinamiche sì, di
diciamo così, di deterioramento di quello che è la capacità motoria di un ragazzo che sì. a volte quando colpisce in età molto precoce porta anche al decesso, nel senso che porta sì. ad un calo che poi alla fine porta anche purtroppo all'annullamento di quella che è la vita, ecco. Sì. Da questo punto di vista avete fatto degli studi, non dico di prevenzione, ma comunque di intervento immediato quando vi accorgete che un bambino di 7, 8, 10 anni comincia a intravedersi un problema di carattere neuromotorio? Beh, da medico devo dire che prima si deve impostare una ricerca per capire il motivo di questo. Stiamo vedendo con la nostra esperienza che molte malattie fino ad ora a genesi ignota hanno un substrato di riattivazione virale e questo è una nuova frontiera per la medicina. Sempre dal nostro punto di vista biofisico abbiamo ottenuto dei miglioramenti, dei riflessi neuromotori in bimbi e in persone neurolese. Abbiamo ottenuto dei miglioramenti motori in bimbi affetti da idrocefalo perinatale. Quindi, dal nostro punto di vista, qualcosa è stato fatto. Ovvio che siamo giovani e non possiamo dare dei risultati definitivi, anche perché non ci sono neanche da altre parti. Certo che un supporto biofisico alla medicina attuale potrebbe essere un approccio ad impatto zero dal punto di vista ambientale per migliorare la qualità della vita. Assolutamente, questo è uno stimolo per un po' per tutti quanti, per il mondo della scienza e della medicina. Aspettate qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo subito, grazie.